bene che si abbia un'idea generale di quella che è la nostra impostazione in confronto, in rapporto a quelle che sono le impostazioni di psicoterapia delle altre scuole. Ecco. E in linea di massima, per poter avere un inquadramento abbastanza soddisfacente da questo punto di vista, è necessario, come sappiamo, sempre fare riferimento alla tavola epistemologica universale e allo sviluppo storico della psicologia, della psicoterapia e in generale della cultura occidentale, ecco, che noi dovremmo prendere in considerazione dettagliatamente per poter avere un inquadramento critico del pensiero occidentale e del modo come da questo pensiero occidentale è derivata la teoria della scienza, la teoria della conoscenza e quelli che sono i principali sistemi epistemologici dell'età contemporanea. Ecco, abbiamo in linea di massima fatto una distinzione fondamentale tra quelle psicoterapie che hanno un carattere analitico e che sono quelle che si sono sviluppate negli ultimi tempi nella storia della psicoterapia e quelle psicoterapie che invece hanno altre caratteristiche che noi abbiamo inquadrato nella prospettiva della dipendenza, perché come sappiamo nel rapporto psicoterapeutico si stabilisce una relazione dialogica dove la persona che presenta dei problemi si rivolge ad un'altra persona chiedendo un aiuto, chiedendo un chiarimento, chiedendo un soccorso per trovare una qualche soluzione a delle difficoltà che egli da solo non riesce a superare. E queste difficoltà non sono difficoltà che riguardano gli aspetti esteriori della sua vita e non sono neanche considerati come delle vere e proprie malattie, le malattie che vengono diagnosticate sul piano medico, per le quali si trova sempre un fondamento di alterazione sul piano somatico, sul piano della corporeità, per cui il paziente si chiede molto spesso come si possono spiegare certi disturbi che sono rappresentati da fobie, da ansie, da stati depressive, che sfuggono ad un inquadramento obiettivo, che non sono collegati con disturbi, con fatti patologici obiettivabili e visibili, e che quindi molto spesso sappiamo che nella medicina ufficiale non sono stati neanche considerati come vere malattie, perché nella medicina ufficiale si è partiti dall'idea che malattia appunto è il danno anatomopatologico dal quale poi dipende l'alterazione funzionale e dipende lo stato di sofferenza anche sul piano psichico, ma il piano psichico è sempre stato considerato come una epifenomeno del fatto somatico. Ecco, quindi anche alle origini, dal punto di vista medico, da quando cioè la medicina si è cercato di costituirsi secondo le metodologie delle scienze naturali, l'aspetto psichico non è stato considerato fondamentale, perché la malattia doveva essere malattia somatica. E ancora oggi noi sappiamo che in psichiatria si fa questa distinzione tra i disturbi psichici che nascono da un'alterazione somatica, che generalmente è un'alterazione neurobiologica, e quegli disturbi psichici invece che non hanno una base, un fondamento somatico dimostrabile e che dal nostro punto di vista noi attribuiamo a dei problemi della personalità. Quindi noi distinguiamo tra una personalità
che ha un'esperienza interiore, che vive questa esperienza interiore come uno sviluppo storico, che attraversa determinate fasi più o meno critiche, più o meno importanti della propria maturazione, e che acquista una coscienza di sé in funzione delle difficoltà, delle traversie, dei conflitti o dei successi o delle soddisfazioni, delle conquiste o delle speranze, e quindi ci sono tutta una serie di sentimenti che concorrono a formare la coscienza della propria personalità e assegnargli anche un certo valore che deve essere, che si auspica che sia sempre un valore positivo, e quella che è invece la problematica della dimensione somatica, che ha delle altre caratteristiche, che è quella proprio delle scienze naturali. Ora, quindi dicevamo che per quanto riguarda la psicoterapia, originariamente la psicoterapia e anche la psichiatria era considerata come una secondo una tipo di fenomenologia basata sull'animismo, come se il paziente affetto da disturbi psichici fosse posseduto da spiriti maligni. Però questa visione animistica era praticamente riferita anche alle altre malattie, anche le malattie somatiche erano considerate nell'antichità come la conseguenza di influssi nefasti che venivano da anime o da spiriti o da divinità che si insinuavano all'interno del corpo del malato e che per essere cacciati via avevano bisogno o di esorcismi o di preghiere o di sacrifici alle divinità olimpiche che dovevano sanare il malato, tipico il caso di Esculapio, appunto, che aveva degli strumenti magici e delle formule magiche di cui erano a conoscenza solo i sacerdoti, per cui la medicina veniva praticata da casta sacerdotale, e i pazienti venivano ricoverati nei recinti dei templi e si cercava di conoscere i loro sogni e quali potevano essere le loro colpe, i loro peccati, perché solo da una purificazione generale dell'anima, del corpo, poteva ottenersi l'auspicata guarigione, e quindi si doveva ottenere una riconciliazione tra il paziente che soffriva di queste malattie e tutto l'ordine cosmico generale, che era governato ovviamente dagli dèi, dal fato, e quindi richiedeva un intervento a livello religioso, e la malattia veniva considerata quindi quasi come un dominio della sacralità, soprattutto per esempio l'epilessia veniva chiamata il morbo sacro, ma comunque tutte le malattie venivano viste, venivano inquadrate in questa visione cosmologica e di carattere anche religioso. Poi successivamente, con l'avvento delle scienze naturali, è avvenuta questa separazione. La malattia di carattere psichico si poteva pensare che potesse dipendere da qualche influsso anche magico, però per la medicina è diventato importante poter applicare il metodo naturalistico per tutti gli stati di sofferenza, di disagio del paziente, e il metodo naturalistico imponeva naturalmente di trovare le cause sul piano dell'osservazione naturale, e si doveva quindi applicare il principio della causa e dell'effetto, si dovevano cercare le cause che potevano essere della più varia natura, potevano essere cause fisiche, cause batteriologiche e cause chimiche, doveva vedere in che modo da questi fattori fisici si determinavano le malattie fisiche
dell'organismo e quindi grande importanza che veniva assegnata all'anatomia patologica, perché è l'anatomia patologica che ci fa vedere che cos'è la malattia, ecco, e le conseguenze poi sul piano fisiologico dipendono da queste alterazioni strutturali anatomopatologiche. E questo criterio, come abbiamo visto, è stato applicato dai ricercatori naturalisti, dai medici, sul piano anche delle malattie mentali. Abbiamo parlato ultimamente appunto della nosografia craterianiana, la quale era molto rigorosa e richiedeva proprio per ogni stato psichico, ogni quadro clinico che era verificabile attraverso l'osservazione psicopatologica, richiedeva come corrispondente un quadro anatomopatologico specifico, ci doveva essere una specificità tra questi quadri. E questo dava la possibilità, come dicevamo, di arrivare ad una psicopatologia scientifica e ad una psichiatria clinica basata su criteri naturalistici. E però sappiamo che a un certo momento diventava necessario dare anche una spiegazione di tutti quei quadri psichici molto complessi, certamente che non si potevano ignorare, alle volte erano molto appariscenti, che si ritrovavano nella pratica corrente del medico. Quindi in quei casi dove la sintomatologia psichica era anche molto appariscente, perché tipici erano i quadri isterici, dove si potevano avere paralisi, si potevano avere fenomeni patologici di notevole entità, come l'amaurosi, la cecità isterica, la sordità isterica, i blocchi catatonici, e tutte queste erano disturbi nei quali non si trovava un riscontro tra l'anatomia patologica e l'osservazione, i dati di osservazione empirica, come per esempio nelle anestesie che si trovano nell'isteria. Queste anestesie non hanno le stesse caratteristiche delle anestesie che si verificano per una alterazione, per una malattia delle fibre sensoriali del midollo o delle aree cerebrali. Hanno delle caratteristiche che non hanno corrispondenza con le aree centrali della corteccia. Quindi in questi casi si presentavano i problemi clinici ben evidenti, perché si doveva trovare una cura, un rimedio, ma non si potevano trovare dei rimedi che avessero una validazione dal punto di vista propriamente scientifico delle scienze naturali, secondo il criterio del trattamento della malattia a livello anatomopatologico. E quindi doveva fare ricorso a metodi suggestivi, e l'isteria è stata considerata la tipica malattia nevrotica psicopatologica che dipendeva dalla cosiddetta suggestione. E in pratica, quando si è preso in considerazione il problema appunto dell'isteria e dei disturbi isterici, si è incominciato a stabilire questa distinzione tra fatti clinici che erano giustificati dal loro fondamento anatomopatologico e quindi erano propriamente di interesse medico. Quindi in generale si parlava in medicina di fatti isterici per tutti gli altri fatti che non avevano un corrispondente anatomopatologico. Poi, nei discorsi e nelle discussioni appunto cliniche, che quando si doveva fare una diagnosi, e il paziente che non presentava alterazioni di carattere somatico veniva liquidato come isterico, quindi non come un vero malato, ecco. E
Questa è un'impostazione, sappiamo, che rimane unilaterale, perché anche se il paziente non presenta delle alterazioni di carattere anatomopatologico, quindi di carattere strutturale, resta pur sempre una persona nella quale esiste uno stato di sofferenza ed esiste notevole, molto spesso notevolissime limitazioni funzionali. E quindi si è deciso di inquadrare questi fatti come nell'ambito delle alterazioni appunto funzionali, che erano prive di una relazione significativa con la sfera anatomopatologica, ma che comunque dovevano essere considerati degni di attenzione da parte della medicina, che però ha sempre guardato con un occhio di compatimento, insomma, coloro che se ne occupavano, perché non erano considerati dei veri scienziati, non erano considerati dei medici, ma che non esercitavano la vera medicina. Ecco. Ora noi, dal nostro punto di vista, possiamo dire, entro certi limiti, questo può essere anche comprensibile, nel senso che queste forme, le forme delle nevrosi, delle psicopatie, le personalità psicopatiche, come abbiamo visto, a nostro parere, richiedono una metodologia che non corrisponde a quella delle scienze naturali. È una metodologia differente. Anche se molti psichiatri, psicopatologi, psicoterapeuti vorrebbero sostenere che anche il metodo che si usa in psicoterapia nei trattamenti delle nevrosi, delle personalità psicopatiche, hanno un fondamento scientifico, perché sono basate sempre sull'osservazione. Sì, d'accordo, sono basate sull'osservazione, però il tipo di osservazione deve essere considerato differente. Noi riteniamo che in questi tipi di disturbi, stati di sofferenza, limitazione funzionale, eccetera, si debba applicare un metodo che tenga conto della origine di questi disturbi. Noi riteniamo che l'origine di questi disturbi non vada cercata sul piano anatomopatologico, sul piano chimico, sul piano fisico, va cercata sulla base della personalità. E quindi occorre una teoria della personalità, una teoria sistematica, una teoria che tenga conto di che cosa effettivamente sia il problema della personalità. E qui siamo appunto al punto critico del nostro rapporto con le altre discipline, con le altre scuole di psicoterapia, perché le altre scuole di psicoterapia o rinunciano all'aureola di discipline scientifiche, perché ritengono che bisogna andare incontro al caso singolo, oppure apertamente sostengono che il trattamento deve essere basato sulla suggestione, sul convincimento, sul discorso di appoggio, di sostegno, di aiuto, e allora considerano la psicoterapia come un fatto puramente colloquiale che deve agevolare il più possibile l'espressione della persona per quanto riguarda le sue preoccupazioni, i suoi problemi, ma deve fondarsi sostanzialmente sul bisogno che ha questa persona di trovare un aiuto, di trovare un appoggio, di trovare uno sfogo. E questa è la terapia cosiddetta di sostegno, una terapia che è basata sulla dipendenza del paziente rispetto al terapeuta. Allora, in questo caso ha molta importanza l'opinione che la persona può avere dello psicoterapeuta, se lo vede come una figura salvifica, una figura nella quale può avere fiducia, dalla quale può ricevere conforto, dalla quale può ricevere consiglio, e quindi diventa lo psicoterapeuta una specie di
figura salvifica, o anche addirittura una figura profetica, dalla quale il paziente si attende generalmente di avere dei consigli o delle raccomandazioni o delle intuizioni che corrispondono a certe attese che lui ha coltivato segretamente. Ci sono alcuni pazienti che coltivano intimamente l'idea, l'aspirazione di avere delle doti importanti, per esempio in campo letterario o in campo sportivo, qualche attività dello spettacolo, eccetera. E allora per loro è importante poter arrivare alla rivelazione che questi doti effettivamente esistono, che non sono soltanto una loro speranza o un loro desiderio. E intimamente, inconsciamente ci può essere l'aspirazione che queste facoltà possano essere rivelate o possano essere sviluppate nel corso della psicoterapia. Questo può anche succedere perché ci possono essere delle persone che soffrono di inibizioni delle loro possibilità intellettuali a causa proprio dei loro conflitti, e quindi superati i loro conflitti possono sviluppare delle aspirazioni e possono realizzare positivamente certe disposizioni che effettivamente ci sono. Però può succedere anche che queste rivelazioni non avvengano, oppure avvengano in misura inferiore a quello che è stato il desiderio del paziente, il quale ha sperato che l'analista inconsciamente fosse una specie di profeta che confermava queste loro qualità superiori. Quindi molto spesso si può presentare anche una situazione di transfer in cui il paziente rimane deluso dal trattamento analitico, perché nel trattamento analitico non si sono rivelate queste qualità superiori che l'individuo sperava di avere, qualità che avrebbero dovuto distinguerlo rispetto agli altri uomini comuni, per cui avrebbe avuto la possibilità di ottenere la fama, di ottenere il successo, di ottenere guadagni anche consistenti. Quindi la psicoterapia intimamente e inconsciamente, in base a quello che sono i propri sentimenti, può essere vissuta in tanti modi, può essere vissuta appunto anche come una possibilità di rivelazione di una personalità che deve farsi valere e deve ottenere un risultato positivo in mezzo all'altra persona. E questo succede appunto nelle personalità particolarmente competitive, nelle quali però la competizione fino a quel momento non ha portato a dei successi e dei risultati appaganti. E allora naturalmente si può creare un equivoco nell'ambito del trattamento, anche se il paziente razionalmente può essere consapevole di che cosa in realtà è il trattamento, e nonostante il paziente sia stato edotto, sia stato preparato, perché gli è stato detto che attraverso il trattamento si cerca di risolvere dei conflitti, che questi conflitti hanno dei fondamenti di carattere emotivo che non sono spesso facilmente raggiungibili e non sono facilmente accessibili all'analisi, ma che una volta che siano stati risolti, siano stati approfonditi in maniera adeguata, danno certamente dei risultati, nel senso che il paziente può liberarsi di determinate sofferenze, fobie o depressioni o difficoltà del comportamento in generale, insicurezza, eccetera. Però non è che sia compito dell'analisi ottenere dei risultati strabilianti, si cerca di risolvere quei problemi che procurano delle sofferenze e che non sono ovviamente trattabili in maniera
immediata richiedono un'applicazione, richiedono il tempo che è necessario e richiedono l'individuazione dei fattori emotivi che li hanno causati. Ecco, quindi il rapporto con l'analisi può essere quello che presenta le maggiori difficoltà dal punto di vista inconscio, dal punto di vista delle attese, delle prospettive che si può essere fatto il paziente. Può succedere anche che nel trattamento la prima fase sia caratterizzata da queste speranze che l'analista possa dare fiducia inizialmente in merito al raggiungimento di questi obiettivi, che il paziente possa avere la sensazione che questi obiettivi che egli vive inconsciamente possano essere a portata di mano, possono essere raggiungibili in un tempo abbastanza breve, e finché dura questo stato d'animo si ha il cosiddetto transfer positivo, la cosiddetta luna di miele psicoanalitica della prima fase, che poi di fronte alle difficoltà viene ad esaurirsi, e allora si incominciano a presentare delle attriti o delle contestazioni verso l'analista, ovviamente si deve arrivare a chiarire questi nodi che in un primo tempo restano nascosti, ma che ovviamente devono alla fine venire alla luce, e naturalmente anche questi nodi, queste attese, queste difficoltà che si presentano nei confronti dell'analista hanno una loro ragione storica, perché queste attese più o meno speranzose pessimistiche o ottimistiche che portano anche ad oscillazioni degli stati dell'umore, eccetera, hanno le loro motivazioni in rapporto a quelle che sono state le prime fasi di vita della persona. Quindi le maggiori difficoltà che noi troviamo nell'analisi hanno sempre le loro radici nell'età infantile e sono in relazione a quelle che erano le immagini genitoriali, alle attese, alle speranze che potevano dare queste immagini, che a un certo momento hanno influenzato anche la stessa immagine del mondo che il paziente si è fatto della realtà esterna, per cui il mondo può essere stato visto come soccorrevole, come benigno, come un mondo nel quale il paziente poteva avere un'accoglienza felice, oppure può essere stato visto come un qualche cosa di ambiguo, di sospetto, nel quale si potevano celare dei pericoli, dei rischi, delle insidie, oppure addirittura un mondo opprimente, un mondo ostile, negativo, nemico. Ecco, quindi da queste impressioni, da queste sensazioni, poi sono nati degli stati d'animo che possono essere molto ambivalenti o possono essere già orientati in una direzione ben precisa, come accade nelle personalità depressive o nelle personalità insicure, nelle personalità diffidenti, nei quali si sono radicati proprio dei sentimenti che sono diventati parte costitutive della loro della personalità, e che quindi sono più difficili poi da trattare, perché è più facile trattare fatti episodici di ansia o di depressione che sono in relazione anche con delle situazioni esterne che si sono effettivamente verificate, perché ci sono avvenimenti traumatici o avvenimenti conflittuali che hanno le loro origini sul piano esterno, ma anche questi fatti ovviamente hanno una maggiore o minore influenza dal punto di vista del determinismo
di una nevrosi o di uno sviluppo psicopatico, se cadono proprio in quelle situazioni conflittuali di cui già soffre il paziente, quindi se ci sono già disposizioni e non c'è senso, nel senso dell'insicurezza o della sfiducia nei confronti degli altri, o sentimenti di persecuzione o sentimenti pessimistici per il proprio avvenire, certi fatti, certi eventi sono, assumono un significato di avvenimenti chiave, ecco, che determinano una crisi proprio in quel punto in cui la personalità era più debole. Ecco, quindi, però bisogna tenere conto che tutti questi avvenimenti, anche o che sono, si sono verificati in passato o che possono avvenire anche nel corso dell'analisi, hanno dei riflessi sempre nel rapporto di transfert che si verifica con l'analista, perché nell'analisi tutti questi avvenimenti ovviamente vengono analizzati, vengono presi in considerazione, così come vengono presi in considerazione i conflitti interni più profondi del paziente, ma hanno sempre un riferimento al rapporto che c'è con l'analista. Quindi questo rapporto che si instaura con l'analista va ovviamente seguito, deve essere oggetto della massima attenzione, perché è su questa base che poi si fonda tutto l'intero trattamento. Se il rapporto con l'analista è solido, se il paziente ha acquistato fiducia anche di poter trattare in maniera esplicita i suoi problemi, quindi se vede nell'analista un punto di riferimento che lo può aiutare positivamente a chiarire i suoi problemi, l'analisi può andare avanti senza che ci siano delle interruzioni o che ci possano essere dei momenti di stallo o addirittura senza che ci siano delle reazioni negative, perché a un certo momento anche l'analista qualora si presenti in maniera più consistente i sentimenti di delusione può essere visto come una persona che non dà un apporto efficiente allo sviluppo dell'analisi, oppure può essere visto addirittura come un persecutore, questo soprattutto se il paziente ha già questi problemi di diffidenza nei confronti delle persone che lo circondano, e se ha vissuto delle situazioni difficili in cui è stato sottoposto a particolari vessazioni, soprattutto in famiglia, nel caso di genitori difficili che hanno inferto al paziente in un periodo dell'infanzia particolari vessazioni o privazioni o delusioni, e questi stati d'animo tendono poi ad essere trasferiti proprio nella situazione dell'analisi. E quindi l'analisi è un processo delicato in cui si possono verificare dei momenti piuttosto difficili e che richiede un impegno, un lavoro continuativo che spesso può essere anche gravoso per il paziente. Quindi non è da stupirsi che possano essere preferite altri tipi di psicoterapia, ecco, dove, perché negli altri tipi di psicoterapia che possiamo definire psicagogici, nel quale l'analista diversamente lo psicoterapeuta diversamente dall'analista partecipa attivamente a quelle che sono le problematiche, le difficoltà, gli stati di sofferenza del paziente,
e dimostra anche la sua adesione a determinati punti di vista ai quali il paziente tiene molto. Se il paziente è in urto con determinati suoi familiari o con l'ambiente di lavoro, oppure delle altre situazioni difficili in cui obiettivamente non è neanche possibile stabilire immediatamente da che parte sia il torto, da che parte sia la ragione, perché tutto va poi dovrebbe essere valutato in maniera approfondita. Il paziente può chiedere direttamente che lo psicoterapeuta stia dalla sua parte, in questo caso in una psicoterapia d'appoggio lo psicoterapeuta sarà portato a dare sempre ragione al paziente, che è quello che il paziente desidera, salvo poi a trovarsi invischiato in situazioni molto difficili da districarsi, ecco. Oppure l'analista si dimostrerà amorevole e amico e anche nel corso, nello sviluppo anche della storia del movimento psicoanalitico si sono presentate problematiche di questo tipo. Originariamente in psicoanalisi si sono stabilite delle regole, l'analista doveva essere assolutamente obiettivo, doveva rispecchiare quelli che erano i problemi, i conflitti dell'animo del paziente, quindi non doveva né approvare né disapprovare, non doveva condannare, non doveva giudicare, non doveva lodare, non doveva criticare, doveva rimanere assolutamente neutro e presentare al paziente quello che il paziente gli aveva trasmesso, gli aveva confidato, e riproponendolo in forma problematica, invitandolo a stabilire determinate relazioni tra certe situazioni, per esempio dell'analisi, e certe situazioni del mondo esterno, tra diversi momenti della sua storia personale, fargli presente come certe situazioni nelle quali si veniva a presentare, a trovare il paziente e che di cui attribuiva la responsabilità esclusivamente a fattori esterni, avessero in realtà poi i loro collegamenti con situazioni del passato, quindi erano fatti, situazioni, avvenimenti difficili che il paziente mal sopportava, ma che avevano la tendenza a ripetersi e a ripetersi proprio perché il paziente inconsciamente era portato a ripetere queste situazioni. Quindi dovendo valutare la situazione del paziente da un punto di vista analitico, in realtà non si davano giudizi, ma si proponevano piuttosto delle associazioni, dei collegamenti che dovevano aiutare il paziente a vedere la logica della sua nevrosi, perché ogni nevrosi ha una sua logica, che è poi la logica della personalità. Ora, noi sappiamo che questa logica è basata appunto su un'analisi obiettiva, spassionata, quindi non interessata da parte dello psicoterapeuta. E questo tipo di analisi ha una logica che è differente da quella che può essere quella che viene dettata da una psicoterapia psicagogica o suggestiva, perché nel caso appunto di queste psicoterapie lo psicoterapeuta dà dei consigli e propone degli schemi di comportamento per fronteggiare certe situazioni difficili, suggerisce anche degli automatismi che il paziente deve seguire per non essere preso dalle emozioni che in quel momento lo
disorientano, gli confondono le idee, gli impediscono di organizzare il suo comportamento. E quindi in questi casi il paziente appunto si sente direttamente aiutato o confortato. Ecco, anche nel corso dell'analisi, della storia della psicoanalisi, noi troviamo degli professionisti che pur appartenendo al movimento psicoanalitico hanno messo in evidenza, hanno sottolineato il ruolo dell'empatia, il ruolo del consiglio, oppure anche delle manifestazioni affettive, di incoraggiamento, di conforto, di partecipazione, cioè vedere che l'analista partecipava anche ai sentimenti o di gioia, o di dolore, eccetera. E quindi e in questo caso però, come sappiamo, l'analista si comporta in realtà come una specie di amico o di confessore o di tutore, si comporta come si potevano comportare i genitori nei confronti del bambino, e l'adulto è una persona più saggia, che ha più esperienza, che ha una migliore conoscenza dei diversi casi della vita e di quello di cui ha bisogno emotivamente una persona, e quindi è sempre disponibile ad ascoltare, a incoraggiare, a dare conforto. Ecco, e quindi da questo punto di vista si potevano, secondo questa impostazione, superare certi momenti difficili di stallo dell'analisi, perché si partiva dall'idea che comunque certi pazienti non avevano avuto delle gratificazioni dal punto di vista affettivo nella loro infanzia, e questa mancanza, questa carenza non era stata colmata, e se non avevano potuto ricevere questo interesse, questa partecipazione da parte di qualcuno nel momento in cui più ne avevano bisogno, cioè nel periodo dell'infanzia, e neanche nelle fasi successive, e qualcuno bisognava che gliele fornisse questi supporti di carattere affettivo. E quindi il problema dell'empatia ha avuto anche un'importanza notevole per lo sviluppo del trattamento analitico, perché ci sono stati appunto degli professionisti che hanno sostenuto della necessità comunque di mantenere la regola fondamentale della imperturbabilità, della astinenza affettiva e emotiva dell'analista, e altri invece che hanno sostenuto che in certi casi bisognasse anche aiutare il paziente col conforto, con l'aiuto, con la dimostrazione di una partecipazione. E questo è un punto naturalmente critico, che ha portato anche a degli scontri nell'ambito del trattamento analitico. Un altro tema importante, come sappiamo, è stato quello della importanza che potevano avere certe tematiche piuttosto che altre nell'ambito del problema della personalità. Quindi in definitiva qui siamo di fronte ad una questione che riguarda la personalità nel suo complesso, perché sappiamo che per Freud i fattori causali più importanti che determinano la crisi nevrotica e determinano i conflitti nevrotici è rappresentato dalla sfera della sessualità. Poi successivamente è stata data importanza anche alla sfera dell'aggressività, senza che però si sia arrivati ad una teoria elaborata come quella che riguarda la sessualità. E qui appunto si è partiti dal principio che tutte le situazioni conflittuali che si verificavano nella vita adulta dovessero essere portate a situazioni conflittuali che già si erano verificate nel corso dell'infanzia, in rapporto alla sfera della sessualità e in rapporto in particolare agli interessi sessuali che il bambino
poteva avere manifestato nei confronti dei genitori. Il bambino interessa, ci parla era coinvolta la madre, cioè la bambina era coinvolta il padre, e si è parlato perciò di complesso edipico, tutte cose che sono ormai di conoscenza comune, e quindi si doveva arrivare ad una teoria generale della sessualità che poi è stata chiamata la teoria della libido, per cui la sessualità veniva vista come un'energia che governava tutte le attività dell'uomo, anche le attività che apparentemente erano escluse dal piacere sessuale, perché questa, il problema, il piacere sessuale poteva essere in un certo senso sublimato, poteva essere desessualizzato ed essere investito in altre attività che quindi originariamente dovevano essere considerate estranee alla questione della sessualità, ma che poi venivano investite da una libido che in una misura più o meno grande poteva essere desessualizzata e quindi poteva dar luogo alle manifestazioni culturali, alle manifestazioni sociali della vita dell'uomo. Da questo punto di vista, quindi, tutto ciò che non veniva considerato abitualmente nella mente dell'uomo comune, che non era considerato fondato sull'interesse sessuale, tutte le attività che si teneva che non fossero fondate su questo interesse, in realtà dovevano essere riferite sempre ad un'energia della quale l'uomo poteva disporre in una misura più o meno grande, ma che era fondata sempre sul piacere della sessualità. Quindi da questa prospettiva poi nasceva il contrasto tra il cosiddetto principio del piacere, che doveva corrispondere ad una scarica immediata della cosiddetta libido, e si contrapponeva al principio della realtà, che comportava invece una limitazione sempre di queste scariche libidiche, in quanto il mondo esterno non sempre era disposto ad accettare queste manifestazioni, anzi aveva istituito tutta una serie di misure repressive che rappresentavano anche dei poteri, erano rappresentate da poteri istituzionalizzati, appunto come la famiglia, la società, la religione, le regole della convivenza civile, e le quali venivano in un certo modo a o condannare o a limitare o a reprimere quelle che erano le originarie istanze dell'individuo, il quale individuo era perciò governato originariamente da queste pulsioni primitive, che nascevano da un terreno somatico, per cui si pensava che si potesse anche a un certo momento arrivare ad una valutazione, ad una misurazione di queste energie basilari della psiche. E perciò il rapporto a tutte queste diverse istanze che venivano prese in considerazione dal punto di vista teorico sono state elaborate in psicoanalisi diverse concezioni della personalità, ma comunque la concezione fondamentale della personalità originariamente è stata basata sulla contrapposizione tra l'io e l'inconscio. Poi successivamente c'è stata un'ulteriore elaborazione metapsicologica, che è quella che poi trovate nella tavola che abbiamo proposto, ecco, dove la personalità è contraddistinta da tre diverse istanze che sono l'esse, l'io e il superio. L'esse sarebbe l'originaria energia che ha caratteristiche sempre sessuali e viene nasce da una base somatica, come del resto l'aggressività, ma sappiamo che Freud si è soprattutto interessato
alle problematiche che si collegavano con la conflittualità sessuale dell'infanzia. Per cui è rimasta sempre dominante questa idea che nel complesso di Edipo si dovesse trovare sempre la soluzione anche delle nevrosi. E viceversa ci sono state altre concezioni, sempre nell'ambito delle teorie psicoanalitiche, che non hanno ritenuto valida questa impostazione, o perlomeno l'hanno ritenuta solo un'interpretazione unilaterale, parziale. Ecco, questo nella stessa scuola psicoanalitica noi sappiamo che hanno avuto una posizione rilevante le teorie di Adler e le teorie di Jung, che sono quelle più citate e che ancora oggi hanno una maggiore diffusione. E nel caso di Jung si è pensato che si trattasse di una posizione che non aveva in fondo delle significative differenze rispetto alla teoria freudiana. Da parte di Freud si è sostenuto sempre che gli eretici volevano acquistare una maggiore notorietà contrapponendosi alla visione freudiana che egli considerava l'unica scientifica, appunto perché basata sulla teoria del libido. Ma se noi andiamo ad analizzare queste teorie o di Jung o di Adler, vediamo che in realtà in queste teorie si affacciano delle altre istanze anche di carattere epistemologico che non sono concordanti con l'epistemologia della dottrina freudiana, perché come abbiamo detto nella dottrina freudiana c'è questa valorizzazione del dialogo e si considera la figura del paziente come la figura dominante del rapporto analitico, perché è a lui che bisogna riferirsi per poter capire quali sono le caratteristiche dello stato psicopatico. E quindi non è che l'analista possa imporre alla persona un suo punto di vista di come si debba essere o di come non si debba essere. Innanzitutto si deve capire, si deve comprendere la personalità dell'altro. Nonostante questa apertura verso quella che è l'interiorità del soggetto, questa interiorità viene da Freud riportata sempre ad una dimensione naturalistica, perché quando si parla anche di piacere individuale, che dovrebbe corrispondere ad un sentimento dell'individuo, al suo appagamento nel suo rapporto con gli altri, con la sua corporeità, col mondo esterno, in realtà poi questa esperienza interiore, anche questa esperienza interiore del piacere, viene rapportata ad una condizione fisica dell'organismo. Si dice il piacere si verifica come una scarica della libido, come una abolizione della tensione, anzi l'organismo tende per sua natura a mantenere una condizione di indifferenza dal punto di vista del potenziale della libido, cioè lo stato ottimale dell'organismo è quello della mancanza di tensioni, e il piacere corrisponde ad una scarica della tensione, e quindi si parla anche di omeostasi, si parla di principio della costanza. Quindi la concezione dell'uomo come attività viene considerata sempre come condizionata da fattori che hanno un carattere puramente fisico, è soltanto il rapporto alla composizione fisico-chimica della libido, solo quando noi potremmo conoscere, proprio secondo formule tipiche della fisica, della chimica, la reale natura di questo fenomeno della libido, che noi non possiamo per il momento
obiettivare in maniera definita, allora avremo una fondazione effettivamente scientifica della stessa teoria psicoanalitica, il che però equivale ad una soppressione della stessa teoria psicoanalitica, perché se noi riteniamo che la psicoanalisi acquisti la sua fondazione quando le problematiche psichiche vengano tradotte in formule chimiche o in formule fisiche, la psicoanalisi così come la conosciamo, come rapporto di soggetto ed oggetto, di soggetto paziente e di soggetto psicoterapeuta, non ha più ragione di essere, perché basterà che lo psicoterapeuta faccia fare al paziente tutta una serie di esami in cui si vedrà quali sono le cariche libidiche che ci sono nel suo organismo, ci saranno degli interventi di carattere farmacologico che consentano di distribuire in maniera armonica e in maniera economicamente soddisfacente queste diverse cariche libidiche, allora si arriva alla guarigione del paziente. Questa è la teoria effettivamente economica della nevrosi, secondo la teoria psicoanalitica. Ecco, quindi dobbiamo tenere presente che una visione appunto riduzionistica dell'esperienza psichica porta poi a questi risultati, porta ad una limitazione radicale del valore del trattamento psicoterapeutico. E viceversa, in altre scuole, anche psicoanalitiche, si è ritenuto che questa teoria fosse appunto riduttiva, come effettivamente è riduttiva, e che dovessero essere prese in considerazione altri aspetti della personalità. E noi abbiamo visto, per esempio, che nella psicologia analitica di Jung si parla sempre di libido, ma la libido qui ha un altro significato, perché ha già un significato trascendente, è una libido che è già organizzata secondo le strutture archetipiche e che quindi è una concezione, porta con sé ad una concezione della personalità che rinvia alla trascendenza. Nella concezione di Adler invece vediamo che viene preso in considerazione il problema dell'individuo come cosciente della propria personalità e cosciente della propria personalità in rapporto al proprio bisogno di valorizzazione e quindi di assumere una posizione dominante nei confronti degli altri, e dall'altra parte in rapporto ad una esigenza invece di socializzazione, di partecipazione a quelli che sono i problemi della società. E qui abbiamo quindi una visione socializzata dell'individuo che però richiede una impostazione, come abbiamo visto, di carattere differente da quella che viene adottata da Adler, perché come vedremo appunto in Adler questo rapporto con l'alterità che viene vista o in forma solidale o in forma antagonistica non è ancora elaborata secondo un criterio dialettico, ma assume piuttosto un carattere pragmatistico. E nel caso di Jung invece viene valorizzato un altro aspetto della personalità, quello che fa riferimento appunto alla trascendenza, nel senso che nell'uomo esiste questo bisogno di un'integrazione con dei valori che egli non riesce razionalmente a percepire, a determinare, che corrispondono ad esigenze del sentimento, e quindi viene in luce la problematica appunto degli universali del sentimento, cioè di quei valori nel quale la personalità sente la necessità, di cui sente di non poter fare a meno e che può considerare o come appunto sentimenti fondamentali e radicati nel proprio essere, oppure può considerare come valori a sé stanti, indipendenti da lui stesso, e che quindi esercitano su di lui un influsso che condiziona poi la sua vita, la sua esistenza. E quindi in linea di massima possiamo vedere che anche il quadro delle psicoterapie analitiche non è semplice, insomma è piuttosto complicato, ed è piuttosto complicato proprio quando noi entriamo in merito all'interrogativo di che cosa sia effettivamente la personalità.
E d'altra parte questo problema della personalità emerge proprio nell'ambito della psicoterapia, perché prima della psicoterapia in particolare, delle psicoterapie analitiche, della psicoanalisi, della personalità se ne parlava ben poco, e la personalità era considerata così un'astrazione che doveva essere sottoposta più che altro a delle misurazioni per quanto riguardava determinati comportamenti, determinate prestazioni, e si vedeva quali erano le caratteristiche peculiari, individuali di queste prestazioni, di queste manifestazioni comportamentali. E si stabilivano dei parametri numerici e si diceva questa è la personalità, ma in realtà era una visione puramente comportamentistica dell'essere umano. Ecco, quindi il problema della personalità è nato proprio sul terreno della psicoterapia, e questo problema ha aperto degli interrogativi che ancora oggi non sono stati risolti, perché mentre dal nostro punto di vista noi riteniamo che parlando della personalità si entra in merito a tutte queste contraddizioni, che sono contraddizioni inevitabili, insormontabili, e che sono non spiegabili empiricamente come fattori esterni che danno luogo alle contraddizioni, no, devono essere spiegate come principi costitutivi della stessa personalità, cioè la personalità è in sé una contraddizione continua, ed è una contraddizione che possiamo considerare e che dobbiamo considerare dal punto di vista interiorizzato, cioè l'interiorità in questo caso è contraddizione costitutiva della personalità, e quindi noi la dobbiamo prendere, la dobbiamo considerare da un punto di vista metodico. La contraddizione stessa diventa un metodo per interpretare la personalità, e quindi diventa un fattore di metodico, di spiegazione, di comprensione di quella che è la realtà della vita interiore, e deve essere quindi considerata un fattore ineliminabile, a differenza della concezione naturalistica del mondo, che è basata sul principio di causalità e sul principio della logica matematica, dove si parte dal presupposto che la contraddizione non esiste, perché nel mondo reale della natura non si può parlare di contraddizione. La contraddizione implica l'impossibilità di sviluppare un discorso logico e quindi di creare un qualsiasi discorso razionale. Perché un discorso razionale per definizione cerca di abolire le contraddizioni. Un discorso che rimane contraddittorio è un discorso senza senso dal punto di vista naturalistico. E dal punto di vista invece personologico, noi dobbiamo abituarci a vedere la persona in sé come l'origine di ogni contraddizione, la contraddizione vivente dell'essere umano, dell'individuo, che si deve confrontare continuamente con qualcos'altro, e quindi vive problematicamente la sua esistenza. E quindi è su questo terreno che nascono appunto anche le difficoltà principali della nostra posizione teorica, che si scontra con le altre posizioni teoriche, le quali vorrebbero sempre abolire la contraddizione, ma nell'ambito della personalità abolire la contraddizione non è possibile. La contraddizione si abolisce e si cerca di abolire sul piano empirico e sul piano naturalistico, che ovviamente il mondo deve essere costituito, il mondo fisico, secondo determinate leggi, sono leggi matematiche dove la contraddizione non esiste, il mondo è un'immane equazione, è nell'uomo che noi partiamo da un principio di contraddizione che perciò dobbiamo considerare originario e quindi metodico, o se si vuole usare un'espressione kantiana è la contraddizione trascendentale, quindi non derivabile da fattori esterni. L'uomo è la contraddizione a se stesso. Ovviamente deve conciliare il più possibile quegli elementi contraddittori che
gli impediscono di sviluppare se stesso come essere storico, perché l'individuo, il soggetto, l'uomo, è un essere che costitutivamente si realizza sul piano storico, non è l'essere bandideo naturalistico che è già tutto costituito. Il mio essere è un essere che si deve realizzare storicamente attraverso il confronto, attraverso la dialettica del rapporto con l'altro e l'esteriorità in generale. E è appunto qui che dove troviamo la necessità di stabilire un confronto con altre dottrine psicoterapeutiche che molto spesso possono essere anche simili dal punto di vista di certi aspetti con cui considerano la personalità e possono essere vicini al nostro punto di vista, ma che sostanzialmente hanno sempre come punto di riferimento o la dimensione naturalistica, come abbiamo visto, per cui vorrebbero applicare alla personalità gli stessi metodi scientifici che si usano per la fisica e la chimica, oppure hanno un orientamento che è rivolto verso la trascendenza. Noi rimaniamo fermi al punto di vista dell'interiorità, perché per noi anche la trascendenza è un mondo esteriore, è un mondo che condiziona il soggetto, l'io, il mio sviluppo storico. Quindi vedremo adesso successivamente anche le principali differenze che caratterizzano la nostra posizione rispetto alle principali scuole di psicoterapia analitica. Dicevamo prima che può essere utile presentare in sintesi queste posizioni per poi... Le stiamo presentando, dovremmo sviluppare il programma che abbiamo in corso. Certamente non possiamo fare tutto in una sola... in un solo incontro, in una sola lezione, dobbiamo sviluppare il programma. Solo una domanda, il transfert negativo è una condizio sine qua non, nel senso una tappa obbligata nella relazione psicoterapeutica, o si manifesta soltanto in casi di deficit, diciamo, di rapporto tra analista e paziente? Questa è appunto una discussione che ha avuto anche gli sviluppi e dei contrasti tra i diversi professionisti, nel senso che ovviamente si è cercato di trovare il modo di evitare i momenti di transfert negativo, ma in realtà questa è una pura illusione, perché il rapporto che c'è tra le persone, anche normalmente, è sempre un rapporto ambivalente, cioè ci sono le componenti positive di solidarietà, di intesa, di reciproca comprensione, e ci sono gli aspetti negativi. Quindi questo rapporto, il rapporto di alterità, naturalmente è fondamentale da discutersi anche dal punto di vista teorico, perché è il rapporto che poi si deve sviluppare nel corso dell'analisi. Si è parlato di transfert quando si è visto che questi sentimenti, che potevano essere alle volte ostili o alle volte potevano essere di richiesta d'aiuto, oppure che potevano essere sentimenti amichevoli o anche di culto dell'analista, ecco, perché i sentimenti di transfert sono molto discordanti tra di loro, potevano venire o in fasi successive dell'analisi, ecco, per cui si è parlato per esempio all'inizio della cosiddetta luna di miele psicoanalitica, che poi si capovolgeva nella luna di fiele, perché c'era la delusione da parte dell'analizzando. Potevano succedere anche in questa forma così appariscente, ma che in realtà corrispondevano a degli stati d'animo che il paziente provava
anche al di fuori della situazione analitica e nei confronti delle altre persone, soprattutto nei confronti delle persone che riteneva più autorevoli, perché nel rapporto di Adie analitico ovviamente all'analista viene riconosciuta una certa autorità, e allora verso l'analista si ripropongono gli stessi sentimenti che si hanno abitualmente nei confronti delle figure che si considerano più autorevoli. Ci possono essere appunto sia dei sentimenti o di sottomissione o di accondiscendenza oppure anche di considerazione particolare, eccetera, e ci possono avere sentimenti di ribellione, di critica o di la tendenza a denigrare o a vedere determinati aspetti negativi della figura dell'analista, ma tutto questo ovviamente va in conto del trattamento analitico, ma non solo è una cosa che non si può evitare come avrebbero voluto inizialmente certi analisti, dice rafforziamo il transfert positivo perché col transfert positivo portiamo il paziente alla guarigione, se invece non lasciamo sviluppare il cosiddetto transfert negativo allora il paziente prima o poi abbandona il trattamento oppure peggiora addirittura e non migliora. E in realtà si è visto che anche per quanto riguarda gli aspetti negativi si ha l'opportunità di poter stabilire delle relazioni molto importanti con le situazioni del passato che hanno provocato ad esasperare nel paziente certi orientamenti negativi, e allora il fatto che il paziente abbia un orientamento o negativo o distruttivo ha un suo significato dal punto di vista analitico per aiutare il paziente a capire qual è l'origine dei suoi conflitti. Ci possono essere dei conflitti del paziente che sono basati proprio su questa tendenza distruttiva che è rivolta verso gli altri e in particolare verso quelle figure che si considerano autorevoli, ma proprio per questo si considerano anche più opprimenti, più condizionanti e più limitanti la propria spontaneità. E quindi è tutta la problematica che fa parte costitutivamente della personalità del paziente, della sua storia passata e che quindi deve essere analizzata, per cui questi aspetti che si è portati a considerare come negativi perché in qualche modo ostacolano il progresso dell'analisi, in realtà sono degli ostacoli che ci consentono di approfondire nella maniera più realistica la situazione del paziente per quanto riguarda la sua storia del passato.